Sotto il primo video sulle origini della Seconda Guerra Mondiale, anche se il mio discorso era un po' diverso, mi hanno chiesto cosa c'entrasse il colonialismo con le origini del conflitto. E adesso voglio entrare nel merito e a rispondere a questo commento. Nel nostro discorso, la crisi finanziaria del 29 ha un ruolo molto importante, perché è in questo momento che iniziarono a formarsi le prime crepe nel sistema diplomatico messo in piedi dalla Francia e dalla Gran Bretagna. Infatti, dopo la fine della guerra, Francia e Gran Bretagna impiegarono molte energie in uno sforzo diplomatico che voleva mantenere la relativa stabilità raggiunta fino a quel momento. Per prima cosa, aderirono alla Società delle Nazioni e si mossero per cercare garanzie più solide che rappresentassero lo spirito del patto, come la ratifica del Trattato Navale di Washington, la convocazione di una conferenza sul disarmo a Ginevra, il Trattato di Locarno, e addirittura l'invito alla Germania ad entrare nella società delle nazioni. Però possiamo dire che le due vere potenze vittoriose avevano un secondo fine, e cioè quello di mantenere i loro interessi imperiali. E Overy dice, le dirette beneficiarie di tutte queste iniziative furono la Francia e la Gran Bretagna, che riuscirono a conservare i loro interessi imperiali planetari Mantenendo nel contempo la finzione, perché tale si rivelò, di una possibile azione collettiva per sostenere proprio quella stabilità necessaria a conservare tali interessi. Perché Overy parla di finzione? Ma perché la depressione economica aveva portato le potenze occidentali a tagliare le spese militari e questo le aveva messe in una posizione di debolezza. Perché non erano più in grado di affrontare sfide simultanee? Su più aree di importanza strategica per i loro imperi. Ne abbiamo parlato qui. Ma non è tutto. La depressione portò anche all'aumento e all'istituzione di nuovi dazi che fecero crollare quel castello di carte che era lo spirito di cooperazione e aiuto reciproco rappresentato dalla società delle nazioni. Nel settembre del 31, il Giappone invase la provincia cinese della Manciuria e vi piazzò uno stato fantoccio sotto il proprio controllo. Che cos'era successo? Nel 1911, con la fine della dinastia Manchu, la Cina era precipitata nel caos e il governo cinese si trovava tra due fuochi. Da una parte doveva gestire le rivolte dei comunisti cinesi e dall'altra doveva affrontare i signori della guerra nelle province. Questo scontro metteva il governo cinese in una situazione di grande debolezza e i vertici politici e militari giapponesi Pensarono bene di approfittarne. Le tempistiche e le possibili ripercussioni erano state studiate con cura. Da una parte, l'Unione Sovietica era impegnata a gestire le rivolte legate alla collettivizzazione della terra e all'industrializzazione forzata e non poté intervenire. Dall'altra, la Società delle Nazioni si rivelò del tutto inefficace, non avendo gli strumenti per impedire a uno dei suoi membri di aggredire un altro paese. O meglio, gli strumenti ce li aveva, ma non erano adeguati. Infatti a disposizione aveva solamente due armi, la pressione sociale e la minaccia di sanzioni economiche. Due misure che erano comunque molto difficili da imporre, perché da una parte gli Stati Uniti che non facevano parte della società non le avrebbero mai applicate, e dall'altra le maggiori potenze aderenti alla società delle nazioni si rivelarono preoccupate. Per i possibili effetti negativi che questo avrebbe comportato sui loro commerci asiatici e sulla sicurezza dell'Estremo Oriente. Così, nel 1933, il Giappone lasciò la Società delle Nazioni e l'anno dopo annunciò la dottrina Mao, cioè un vero e proprio avvertimento nei confronti delle altre potenze che avrebbero dovuto considerare la Cina come sfera di influenza del Giappone e rinunciare ai rapporti commerciali con il paese. Forse penserete che il Giappone stesse tirando un po' troppo la corda. E in effetti è proprio così. Ma perché si comportò in questo modo? Molto probabilmente non si sarebbe mai spinto così in là se avesse incontrato un qualche tipo di freno da parte delle potenze occidentali. Ma negli Stati Uniti. Nella Gran Bretagna decisero di intervenire e si rimpallarono le responsabilità perché non se la sentirono di affrontarlo militarmente e perché ehm, non se la sentirono di sostenere i costi di un intervento armato. La questione della Manciuria segnò il là di una crisi internazionale e sembrò innescare una serie di reazioni a catena che portarono l'Europa verso una fase di forte instabilità. Nel gennaio del 1933 Hitler fu nominato cancelliere con un programma che prevedeva la revisione degli accordi di pace e nell'ottobre dello stesso anno ritirò la Germania dalla conferenza sul disarmo e dalla società delle nazioni. La Germania già prima del 1933 aveva diciamo segretamente iniziato il riarmo perché dico diciamo segretamente perché eh, in realtà le altre nazioni erano tutte a conoscenza del riarmo tedesco però non se ne preoccupavano eh, non, non credevano che fosse un pericolo però con l'avvento di hitler cambiò tutto alle potenze occidentali era ormai chiaro che il riarmo tedesco fosse mirato prima o poi ad ottenere una revisione dei trattati stabiliti a Versailles. Per il momento comunque la Germania non sembrava rappresentare un gravissimo problema, anche perché la Gran Bretagna era disponibile a fare dei cambiamenti, a fare delle modifiche, a patto che fossero da lei supervisionati ed approvati. Ma non dobbiamo dimenticarci dell'Italia, perché l'ascesa di Hitler ebbe ripercussioni anche sull'Italia, che negli anni 30, grazie agli sforzi di Mussolini, Aveva raggiunto una posizione di tutto rispetto sul piano diplomatico. Però una Germania così forte rischiava di vanificare gli sforzi fatti e minacciava l'influenza internazionale dell'Italia. E probabilmente fu anche questa la scintilla che spinse Mussolini a realizzare i suoi piani di imperialismo prima in Africa e poi nel Mediterraneo. Così, il 3 ottobre del 35, l'Italia invase l'Etiopia, ma come era stata preparata questa guerra? Erano almeno due anni che Mussolini stava portando avanti un minuzioso lavoro diplomatico con l'obiettivo di far accogliere positivamente l'operazione dalle altre potenze. Da parte francese sembrava ci fosse un velato consenso, almeno per quanto riguarda il primo ministro Pierre Laval. Però da parte britannica non si aveva nessun segnale. Così si elaborò una sorta di piano B. Nel caso di un possibile intervento britannico si pensò di indurre la Gran Bretagna ad accettare il fatto compiuto che le truppe italiane in Libia avrebbero potuto significare per l'Egitto. Ovviamente la minaccia poteva essere reale solamente nel caso in cui si fosse stati in grado di renderla realizzabile. E quindi l'esercito cominciò a studiare una guerra contro la Gran Bretagna con l'obiettivo molto ambizioso di impossessarsi di tutta l'Africa settentrionale e orientale. E qui rispondiamo a questo commento eh, riferito al primo video sulle origini della seconda guerra mondiale. Chi ha commentato non era così convinto che l'Italia potesse rappresentare una minaccia per la Gran Bretagna. Bene, io mh, questo concetto l'avevo già spiegato nell'altro video, ma lo ripeto senza problemi. Poi mh, si può anche non essere d'accordo sulla mossa strategica dell'Italia e su questo mh, posso anche convenire. Ma il punto è un altro. Non era importante che l'esercito italiano potesse impensierire quello britannico. Era la situazione di crisi in sé che metteva in difficoltà la Gran Bretagna. Perché sì, magari quella piccola guerra contro l'Italia in Africa avrebbe anche potuto gestirla. Ma se ne scoppiava un'altra? E se magari scoppiava un'altra guerra dall'altra parte del mondo? Se la Gran Bretagna avesse dovuto difendere un altro pezzo del suo impero da qualcun altro, magari in India, qualcun altro che si poteva tranquillamente approfittare di una situazione di debolezza, cioè del fatto che la Gran Bretagna fosse già impegnata in un altro conflitto, beh, questo cambiava le cose. Per tornare all'Etiopia. Nonostante il lavoro diplomatico di Mussolini, la Società delle Nazioni condannò l'intervento italiano, anche se bisogna dire che Francia e Gran Bretagna non diedero il loro consenso per un non nulla. Infatti stavano suggerendo un compromesso che garantiva all'Italia un'influenza sull'Etiopia e all'Etiopia una nominale indipendenza. Ma eh, quando gli accordi vennero spifferati alla stampa, i due governi fecero subito marcia indietro. In questo modo non fecero altro che avvicinare ulteriormente l'Italia alla Germania e accrescere quell'astio che si era formato nei loro confronti perché ritenuti responsabili di voler ostacolare la creazione di un impero italiano. E così nel 37 anche l'Italia uscì dalla società delle nazioni. Di fatto, gli eventi di questi anni avevano dimostrato che Francia e Gran Bretagna non erano in grado di impedire sfide alla sicurezza del sistema internazionale come la crisi etiopica e quella della Manciuria. Quindi, in definitiva, possiamo sentirci di dire con un'assoluta certezza, purtroppo, che il colonialismo ha avuto un ruolo non indifferente nello scoppio della Seconda Guerra Mondiale.